Io ne approfitto per spostarmi. Chissà se riesco a entrare. Vediamo un po'. Dall'entrata principale riesco a muovermi. Vediamo un po'. Siamo in diretta sul canale 8. Chissà se il cameraman non mi vede. Io sono qui sopra che mi godo lo spettacolo. Ve lo ricordo, siamo in diretta sul canale 8, potete seguirci anche su streaming www.canale8.org, il nostro sito internet. E qui ad Avola noi facciamo festa e ci divertiamo anche con poco, nell'attesa dell'arrivo della sfilata del grande carnevale avolese. Qui si balla, si improvvisano i balli di gruppo, insomma ci si diverte in maniera molto semplice, ma quello che conta appunto è proprio divertirsi. Andiamo dai DJ, io mi sposto, ne approfitto. Io ne approfitto per fare qualche intervista anche ai nostri DJ. Ci stiamo divertendo con poco qui ad Avola. Noi improvvisiamo insomma queste feste danzanti e ci divertiamo. Sì, è proprio lo spirito carnevalesco, è questo, divertirci. Ecco, quindi da quanto tempo state ballando? Tre ore circa. Ecco, complimenti. Quindi stiamo aspettando a suon di musica e di balli di gruppo insomma il nostro carnevale. Sì, sì, proprio hai ragione Maria Rosa. Aspettiamo carnevale 2013, divertendoci così con poco. Qui carnevale avolese è bellissimo come sempre. Ringraziamo anche la nostra autoscuola di Massimo Caruso. Ecco, che ha prestato insomma il locale per divertirci tutti sì, insieme. Sì, 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 li ringrazio sempre. Ringraziamo tutto il popolo di Avola che questa sera è qui, è sceso in piazza a divertirci con noi. E continuiamo la nostra diretta. Io mi sposto e continuo a farvi ballare. Vado avanti e vi lascio alle immagini. Ve lo ricordo ancora, siamo sempre in diretta su canale 8. Prosegue la festa qui ad Avola in attesa dell'arrivo della grande sfilata di carnevale. Tutto il viale insomma viene qui coinvolto dalla musica e dai balli. Un bel modo per attendere la sfilata e per insomma riuscire a combattere un pochino il freddo. Grazie al nostro Salvolentini per le immagini. Io sono riuscita pure ad arrivare un po' lì vicino al DJ che diceva noi ci divertiamo con poco. Abbiamo organizzato questo momento razzante, balliamo da tre ore e aspettiamo tutti insieme il carnevale. Nel frattempo io ho ritrovato la mia Angela, la mia carissima Angela favolosa cubista, che è venuta qui a ballare perché giustamente dove c'è musica c'è Angela. Certo, certo. Allora facciamo vedere il balletto. Balliamo insieme, dai. Certo. Facciamo il ballo di gruppo. Come si fa? Così. Ok. Complimenti. Grazie. Dormire. Poi salutare. Ok. Bellissimi. L'autostop della mummia, significativo. Il fazzoletto d'obbligo. Camminare. Camminiamo. Nuotare. Sciare. Spray. Ok. Chi è il macio? No, tu non sei un macio, magari tu. Claxon. Ok. Angela, hai uno stile veramente favoloso, complimenti. Grazie, grazie. No, io me la evito. Capelli, capelli. Saluti a Canale 8, ne approfittiamo. Giovanni. Maria Rosa, non c'è più religione. Buonasera. 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 Andiamo insieme, il gioca giù. Dormire, salutare, lo facciamo insieme. Ascoltiamo, vai. Salutare, poi... Autostop. Poi starnuto. Camminare. Camminiamo. Nuotare. Ballo anch'io nel frattempo. Girare. Io la so tutta Giovanni. Vieni qua Giovanni. No, Giovanni no.
Maso. Claxon. Giovanni non vuole proprio ballare. La campana. Ok. Complimenti ragazze. Baciare. Finiamolo ormai. Capelli. Capelli niente. Ecco i saluti. Ecco che da qui Superman. Prosegue la festa volese. Angela favolosa cubista sempre lì al centro. Che bella, proprio bellissima. Continuiamo a vedere queste belle immagini. Fatevi vedere dalla telecamera. Ok. Che spettacolo. Sciare. Macio, chi è il macio? Complimenti veramente ragazzi. Allora, salvo. Superman, c'è anche Superman. E continuano i balli. Il carnevale più bello della Sicilia, il carnevale avolese. Ecco, il carnevale di Avola. Sì, sì, il carnevale più bello. Ecco, viva il nostro carnevale, voi siete avolesi. Noi siamo di Siracusa. No, di Siracusa però siamo. Tutti gli anni veniamo qui per vedere questo carnevale. Allora, a me fa molto piacere questo. Sì, sì, è una bella iniziativa, tutti gli anni fa il comune di Avola. È sempre bello, è movimentato, animato, e quindi veniamo qui appunto perché è bello. Veniamo, tutti gli anni veniamo qua per vedere. Bene, io sono molto contenta di questo, ne vale veramente la pena perché Avola offre anche questo. Vi invito anche questa sera perché la serata continua, non qui tutta la sera. E allora tornate anche martedì perché ci sarà una gran bella ancora un saluto. Ok, grazie a tutti. Ciao. Sono belle insomma le testimonianze dei siracusani che vengono qui ad Avola per vedere il nostro bel carnevale. Giovanni. Pronto, sì, sono vestito. Come sono vestito? Come sono vestito? Da editore. Da editore, vedi, col telefonino in mano. Sì, sto portando avanti le trasmissioni di Canale Botto. Sei vestito da editore, capito? E tu sei vestito da chi, da Giovanni? Io mi sono vestito da Battaglia. Questo è il look di Battaglia. Pertanto vedete, questo è il look di Giovanni Battaglia e lui si è vestito da editore. L'anno prossimo vi vestirete da me. Martedì ci travestiremo da Maria Rosa. Sono proprio curiosa. Va bene, allora noi facciamo una cosa, Giovanni, siccome veramente si sta facendo un po' troppo lunga la cosa, ecco, io direi un attimino di scendere, ecco. Allora cominciamo a scendere mentre lasciamo la nostra Angela e company ballare la Macarena. C'è anche Giovanni che balla la Macarena. Insomma, c'è anche il Pulcino Pio. Sarei curiosa di vedere se Biroccale e Giovanni Battaglia a ballare il Pulcino Pio. Andrebbero ai nuovi mostri, sicuramente. Potrebbe essere una bella idea questa. Stasera abbiamo anche il Pulcino Pio. E lo dice anche il nostro DJ. Insomma, allora cominciamo a muoverci, scendere e andiamo subito a vedere insomma la nostra bella sfilata avolese. Nel frattempo in diretta possiamo assistere al cambio d'abito dell'editore Sepiro Caro e di Giovanni Battaglia che stanno tornando con le loro sembianze. E lo dobbiamo dire, sono qui per questo. Però il Pulcino Pio è veramente imperdibile. Giovanni, io vorrei vederti ballare il Pulcino Pio. Il Pulcino Pio. Bene, adesso andiamo un attimo in pausa e tra poco ci fermeremo, fra qualche minuto, e poi riprenderemo la nostra diretta. Ecco, nel frattempo il re carnevale è arrivato. Siamo qui a metà Viale Lido, siamo
all'altezza media del Viale Lido e mi trovo di fronte il Re Carnevale. Finalmente ci siamo, buonasera a tutti, finalmente ci siamo, c'è anche la banda a favore delle nostre telecamere. Il momento tanto atteso è arrivato, abbiamo aspettato questo momento in compagnia dei balli di gruppo, c'è ancora il Pulcino Pio che suona e che canta con tutti i tormentoni di quest'anno, ed ecco finalmente arrivare i tanto attesi carri. Eccolo qui, il Re Carnevale, ci siamo. Eccola qui la nostra bella sfilata di Carnevale, con il seguito del pubblico che segue il nostro Carnevale, il nostro evento tutto avolese. Eccolo qui la nostra banda, il Re Carnevale di Daniele Di Giorgio è il primo carro che fa da capo alla nostra sfilata, e insieme la banda musicale del maestro Sebastiano Bellarte, tutti vestiti a festa, che ci deliziano con la loro musica e danno il via a quella che è un tempi di crisi è diminuita la salsiccia, il fiasco del vino che adesso è contenuto quasi in una mano, e poi il gruppo della banda Città di Aula Almus, diretta dal maestro Sebastiano Bellarte, che apre la sfilata dei carri allegorici. Subito dopo la banda, infatti vedete il primo carro allegorico, anzi c'è un carrettino siciliano carino veramente, col cavallino bardato bene, è un carrettino che abbiamo ammirato prima, veramente carino, decorato proprio artisticamente. Sapete che i riquadri di questo carretto siciliano sono fatti da veri e propri artisti, maestri, pittori che decorano con immagini i carretti siciliani. Ed ecco il primo carro allegorico Italia di oggi. Carro è di Caruso Francesco e di Guarino Vincenzo, l'Italia di oggi. La sfilata quasi ha raggiunto, diciamo così, ha fatto già quasi tutto il Viale Lido, e fra 100 metri entrerà in Corso Vittorio Emanuele per poi arrivare in piazza direttamente. Prosegue la festa, ecco il primo carro che segue il Re Carnevale. L'Italia di oggi, di Caruso Francesco e Guarino Vincenzo, il carro allegorico che segue il Re Carnevale. E adesso sta per arrivare un bel paperino, un carro infiorato. Tanta gente, Maria Rosa, proprio adesso di tutti e due i lati della strada di Via Lido sono piene adesso di gente che stanno ammirando il passare dei carri proprio sul Viale Lido. Adesso quello che arriva, mi sembra un paperino, è il secondo carro infiorato, abbastanza illuminato.
entrati nel pieno della festa, Giovanni. La confusione è veramente tanta, la gente è aumentata insomma, rispetto a quando siamo arrivati, e il freddo, come dicevo poc'anzi, non ha fermato proprio nessuno. No, anche perché è calmato, il vento di tramontana che c'era prima è diminuito, e quindi anche il freddo un po', anche se la serata va avanti, però il clima carnescialesco porta di fatto con l'allegria anche un po' di caldo. Vedete tanta gente, sì. Il carro che sta arrivando è un carro infiorato, si chiama Chi la fa l'aspetti. Maestri infioratori? I maestri infioratori Guarino Giuseppe e Caruso Antonio. Un bel papellino. Chi la fa? Un papero, un paperino che sta arrivando sulla sua auto, un'automobile, nel vero senso della parola, perché è in movimento, non è fissa. Ecco, sta arrivando, si sta avvicinando sempre di più. È il primo carro infiorato che vediamo in questa sfilata. E vedete i particolari di questo carro infiorato. Ricordiamo che la particolarità dei carri infiorati è solo del carnevale avolese, perché i maestri infioratori in Sicilia in pratica fanno sfilare i carri infiorati qui ad Avola. Ecco, dietro il carro abbiamo un po' di animazione. Vedi tanti giovani che stanno ballando e si stanno divertendo, così come vuole il nostro carnevale. C'è il gruppo mascherato, ma sono anche professionisti dell'animazione, perché vediamo proprio un ragazzo proprio che è particolare, ma anche gli altri. Ragazzo sui trampoli, quindi abbastanza allenato a fare animazione di strada. È bello notare come sia tanta la gente che viene anche da fuori. Prima sono due ragazzi di Siracusa che volevano dare insomma la loro opinione in merito al nostro carnevale. Loro dicevano: noi veniamo tutti gli anni qui ad Avola e per noi è un grande piacere restare qui e vedere la vostra festa sempre così ben organizzata. Ecco, e questo è il gruppo mascherato bello, le Cirque du Soleil, infatti sono clown, trampolieri. Tanti, un bel gruppo veramente, le Cirque du Soleil. Primo gruppo mascherato che sfila dopo i due carri, il primo allegorico e il secondo infiorato. Vi ricordo che siete sempre in diretta su Canale 8 dal Viale Lido, Viale Santuccio di Avola, per questa sfilata del Carnevale Avolese 2013. E qui c'è un altro gruppo mascherato, loro sono i Flintstone dell'associazione Siracusa Lavoro, Arte e Cultura. Un altro bel gruppo animato da tanti giovani vestiti in festa, sempre per il nostro carnevale avolese. Salutiamo gli amici che seguono la sfilata, anche le ballerine, il cigno nero, è vero? Queste belle ragazze che stanno seguendo il gruppo mascherato. E in lontananza arriva un altro carro allegorico possente, bello. Vedremo quale carro allegorico, così di come quale vuole la tradizione avolese. Del resto anche le strade, ecco l'ampia strada del viale, tanti hanno detto di cambiare, ma sempre nei progetti futuri, il percorso del carnevale, di non farla arrivare in piazza ma sfruttare al meglio le strade, il percorso a circuito del lungomare, perché le strade sono più grandi e quindi si possono fare opere più mastodontiche. Però ecco il problema, la caratteristica di arrivare in piazza dove poi si svolge la sera della festa, insomma è una tradizione difficile da lasciare. Abbiamo avuto anche la benedizione dei preti da parte della Chiesa con questo Monsignore che è passato adesso. E vedete la gente, insomma. Ecco, guarda che ci fotografano pure. Vengono qui, ci fanno, ecco, Canale 8 sempre con te, brava! C'è un feedback di comunicazione da telecamera a macchina fotografica. Il prete vuole essere intervistato, Maria Rosa, vai. Vedi, confessati. Io non ho peccati da confessare. O forse sì. Ecco, anche lei fa le confessioni.
Io sì. Quindi prima si passa dal prete, va giù, chi va da lui va su. Le benedizioni, facciamo le benedizioni. Ah, ci dobbiamo mettere di là, ci dobbiamo mettere. Avviciniamoci a favore delle nostre telecamere. Ecco. E andiamo a vedere, insomma, la fantasia. Il diavolo e l'acqua santa. I vostri nomi reali? Sebastiana. Sebastiana. Salvatore. E Salvatore, avviciniamoci alla telecamera. Nome sì, molto, molto, soprattutto nordici direi come nomi, veramente. Dunque, ma da cosa nasce l'idea di questo abito? Ma è stata coinvolta mia moglie, è quella che... Ci siamo accoppiati anche in questo, il bene e il male. Ecco, il bene e il male, ma chi ha deciso chi doveva essere il bene e chi doveva essere il male? No, io, il bene. Ecco, bene, sono molto contenta per voi. Okay. Siamo l'inverso caratterialmente. Ah, ecco, quindi insomma avete detto per carnevale facciamo questo scambio. Una benedizione. Sì, sì. Una benedizione. Benediciamo canale 8. Canale 8, canale 8. Salutiamo mio zio Corrado in Germania e lo benediciamo, benedici. Zio Corrado, tanti saluti da Avola. Ecco, tanti saluti da Avola alla Germania, perché col nostro sito www.canale8.org lui ci può seguire. Mi sempre segue, infatti ci guarda tante volte anche la trasmissione. Guarda. Ci do un passo della Bibbia, sì, giusto? No, niente, non si può, non si apre, è un po' bloccata. È particolare questa. Mi sa che sei tu che devi confessare a questo punto. Esattamente, sì, è vero. Va bene, allora vi auguro un buon carnevale. Grazie anche a voi, ciao a tutti. Andiamo, ragazzi. Abbiamo salutato anche gli amici dalla Germania che ci seguono dal nostro sito. E intanto si sta avvicinando il prossimo carro allegorico, che si avvicina sempre di più alla piazza. Nel frattempo il Re Carnevale sta superando le scuole del Viale Lido per poi arrivare appunto in piazza, dove c'è tanta buona musica che attende insomma tutta la grande sfilata. E intanto abbiamo alla nostra sinistra Shakira che canta Loca e alla destra chissà quale musica arriverà, Giovanni. Ma io vedo lì un animaletto strano, uno schwarzer minuscolo, vestito da cane, no? Travestito da cane. No, è un cane vero. Veramente un cane. Sì. È un cane vero. Pensavamo che fosse qualcuno mascherato da cane. Prosegue la festa qui, Giovanni. È veramente un piacere essere qui in mezzo alla folla, vedere la gente insomma che si diverte. Tanta gente, Maria Rosa è venuta da fuori, ma il prete non era prete nostrano, no? No, era nostrano. Sì, sì, una volese che diceva di avere parenti in Germania che ci seguono, che noi abbiamo anche tanti fans, Giovanni. Insomma, quindi questa è una buona notizia, perché non importiamo più i sacerdoti. No, non li importiamo, ce li teniamo qui. Ecco, i baci che arrivano per Canale 8 dai ragazzi che ci seguono tutti i giorni. Soprattutto saluti per voi che state seguendo da casa in TV al calduccio, perché sicuramente sarete al calduccio magari con un plaid. Ecco che si sta avvicinando sempre di più il carro allegorico, un bel carro maestoso e super colorato. C'è sempre tanto ingegno e tanta fantasia nel realizzare queste opere, perché sono delle vere e proprie opere d'arte. Sì, questo è uno dei